A Monza apre domani Oltre lo sguardo, 150 immagini del grande fotografo americano Steve McCurry. La Villa Reale di Monza si trasforma in scenografia spettacolare per accogliere 150 immagini del grande fotografo americano Steve McCurry. Tutti gli scatti più famosi, diventati ormai icone, ma anche molte fotografie mai viste prima in Italia o del tutto inedite. In un dialogo continuo tra architettura e immagini si mescolano fotografie delle decine di paesi visitati in 30 anni di lavoro, una geografia personale fatta soprattutto di volti e di persone, rese indimenticabili nei suoi ritratti. Tutti abbiamo la stessa faccia, siamo in fondo variazioni su uno stesso tema. In faccia è scolpita la storia della nostra vita e per me questo ha un fascino che non si esaurisce mai. Dalla Cina alla Russia all'Africa, guardandoci in viso ci rendiamo conto della nostra comune umanità. Possiamo provare comprensione ed empatia. Rapidità nel capire quello che si vuole raccontare, poi pazienza nell'attendere lo scatto perfetto. È la ricetta per McCurry, che sta dietro a quelli che sembrano istanti rubati e sono invece frutto di lunghi appostamenti. Negli ultimi anni l'obiettivo si è concentrato sull'Africa, in Etiopia il suo reportage più recente. Trovo che la gente di questo paese, per molti aspetti, abbia ancora una cultura originale, intatta, unica. Oggi gran parte del mondo è uniforme, omogeneo. Abbiamo un po' tutti lo stesso aspetto, mentre questa gente conserva ancora una propria individualità. La mostra Steve McCurry, Oltre lo sguardo, è alla Villa Reale di Monza fino al 6 aprile. Tutto esaurito ieri sera.